sia universalmente riconosciuto e approvato che la condizione che Filita ha portato al Mister Olimpia del 2011, cioè la sua prima vittoria al Mister Olimpia, sia la migliore di sempre per quanto riguarda il 7 volte campione che viene da Denver. E questa condizione, anche a mio parere, non è mai più stata raggiunta, o se è stata raggiunta non è stata superata, perché alcuni parlano anche del 2012 e del 2013, soprattutto del 2013 come un ottimo anno per Phil, però devo dire che secondo me dal 2011 in poi ha cercato di diventare sempre un po' più grosso e ha un po' rovinato il suo fisico, soprattutto per quanto riguarda il controllo dello stomaco, che anche se nel 2012-2013 era abbastanza buono, comunque uno dei bodybuilder più completi di sempre, inteso come 2011, uno dei migliori bodybuilder di sempre. Raramente abbiamo visto qualcosa di così completo e così buono. Parlo anche, che ne so, di magari un Ronnie Coleman dei primi anni del 98, del 99 soprattutto. Perché questo Miss Philippe 2011 è un Mister Olympia senza punti deboli fondamentalmente. Comunque questa è la posing routine filmata dal palco, e già lo vediamo come scende proprio l'effetto 3D, come si dice sempre, dei suoi muscoli. Poi si potrà dire quello che si vuole su clavicole strette, schiena che non è abbastanza larga, però non mi sembra un punto debole così significante, perché sarà anche vero che ha le clavicole strette e che è stretto in generale, però compensa con forme dei muscoli, pienezza e una completezza di base assurda. E qui vediamo anche come la vita abbastanza stretta dia un'illusione ancora maggiore di un V-taper, di una larghezza di spalla che magari può anche essere vero che non c'è, però mi sembra un problema molto molto minimo. Comunque, già partendo dal front double bicep direi che questo è perfetto. Poi purtroppo l'inquadratura non è frontale, però vediamo come la definizione sia ottima, ma questo non è mai stato un grosso problema per Phil. Anche nel 2018 aveva un'ottima definizione. E lo vediamo soprattutto dalla faccia. Uno dei motivi per cui i bodybuilder si fanno la barba nei contest è perché vogliono far vedere il grado di definizione, soprattutto negli zigomi, per avere la death face, come si chiama in gergo, quindi la faccia molto scavata, come se uno stesse morendo. E qui si nota soprattutto quando sorride, perché ci sono molte molte rughe. Qui vediamo un'ottima separazione tra bicipiti e tricipiti. E lo stomaco molto controllato, anche se gli addominali non sono ben contratti. Anche il front lats è ottimo, nonostante l'inquadratura non sia frontale. E questa è una delle sue pose più tipiche, una crab most muscular leggermente di lato. E qui notiamo anche separazione tra i deltoidi e i tricipiti, che sono ottimi, cioè i tricipiti devono essere così belli carnosi, non devono essere fini tipo quelli di Sean Roden. Adesso io non voglio sempre tirare in ballo Sean Roden, però questa è la forma che deve avere un tricipite, bello carnoso, non semplicemente una sorta di un quinto di luna che passa qua e si attacca poi dietro al deltoide. Qui già come preparazione del side chest, ottima qui la separazione dei muscoli delle gambe, e anche il side chest, che è stato criticato come posa da Sean Roden. Se avete voglia di guardarvi l'intervista che gli ha fatto Jay Cutler prima del Mister Olympia alla Gold's Gym, Sean Roden è critico proprio del modo in cui Phil fa il side chest. Però qui devo dire che è molto buono, non solo per il petto in sé, che comunque non è enorme, perché spesso
viene messo in secondo piano dai deltoidi, dalle spalle, e rimane molto piccolo rispetto alle braccia, però io direi che Phil ha un buon petto, non il migliore, però in questa posa riesce a essere comunque abbastanza dominante rispetto alle spalle. E poi questa è una variazione che fa spesso dopo che fa il side chest, cioè diventa quasi un side tricep. E con gli anni questa posa è peggiorata perché lasciava andare molto lo stomaco, che qui comunque, pur non essendo molto contratto, è abbastanza in controllo. E qui vediamo anche un po' di separazione col del grande dentato e i muscoli del petto. E c'è molta anche definizione qui nelle costole. Poi da dietro credo che non ci sia niente da dire su Phil. Le pose posteriori sono sempre state tra le migliori, già la preparazione è ottima. Vediamo il classico Christmas tree, glutei decisamente definiti, forse tra i migliori degli ultimi anni, se non i migliori. Io non ne ho visto di granché meglio, forse quelli di Kai Greene e basta, forse, perché molti poi hanno dei glutei molto piccoli che non hanno questo effetto squadrato e stonano un po', diciamo. E anche qui c'è striature nei dorsali, dettagli nelle gambe, che poi questi qui sono sempre migliorati nel corso degli anni. Se vi guardate foto del 2018, era pieno di dettagli nei femorali che sicuramente Sean Roden e altri non avevano. Quindi certi aspetti li ha persi, come il controllo addominale, però altri li ha guadagnati, come una maggior maturità muscolare, soprattutto nella schiena, e maggiori dettagli un po' dappertutto, ma soprattutto nelle gambe e nei femorali. Non so se avete notato anche i dettagli nei tricipiti. Come si stava preparando, ecco qua, tutte queste striature qua, queste sono cose che fanno la differenza nel bodybuilding, perché come ho detto più volte, più cose si vedono meglio è. Per questo quando uno dice che uno ha una bella schiena, tipo parlo ancora di Sean Roden, perché non ci sono molti dettagli, perché sembra una cosa vuota quasi, come una tela che non è stata dipinta. Invece più cose ci sono meglio è, perché riempie proprio di cose da vedere il bodybuilder, anche sotto un aspetto anatomico, mettiamola così. Ovviamente back lat spread, cioè back double bicep, è una delle pose migliori di Phil. Lui è stato molto criticato in passato, quando era più giovane, per il fatto che non avesse una buona schiena. Poi direi che è sicuramente migliorato. E vediamo come i deltoidi l'affacciano molto da padrone, ma anche le braccia non scherzino. Poi lui non è uno che ha un ottimo picco di bicipiti, perché non ha dei bicipiti con un'attaccatura molto alta, ma nemmeno troppo bassa. Ha dei bicipiti nella norma, non eccezionali, e forse in questa posa sono l'aspetto che ne risente di più. Poi ottima lower back, tanti dettagli, tutti i muscoli ben separati, come ho già detto, nella parte inferiore è ottimo. Se dovessi trovare un difetto in questa posa, forse solo il picco dei bicipiti, ma è una cosa davvero minima rispetto alla completezza generale della posa. E poi vediamo di nuovo i tricipiti ottimi. Back lat spread, praticamente stesso discorso, ottimo, forse migliore degli ultimi 20 anni dopo Ronnie. Questa è un'altra most muscular. Praticamente Phil può fare qualsiasi tipo di most muscular ed essere perfetto. Fa questa tenendosi una mano sul fianco e con l'altro braccio avanti, poi fa le crab, che sono ottime, forse è la migliore most muscular che fa. E poi anche quella a mani giunte gli esce benissimo. C'è gente che, tipo Kai Greene, non fa delle buone most muscular, secondo me. Phil invece qualsiasi tipo di most muscular la fa ottimamente. E qui vediamo, questa si nota un po' di meno, in quella mani giunte, dove avvicina di più le mani, appunto, i deltoidi prendono un po' il sopravvento sul petto, forse in quel caso è meglio evitare
di fare quel tipo di posa. Qui invece riesce abbastanza bene. Gli addominali sono molto ben controllati. Poi l'avambraccio è assurdo e ha anche delle ottime gambe e degli ottimi polpacci anche. Questa è una posa tipo simile a quella che faceva Dorian, che si vede il bicipite che non è un'attaccatura bassissima, però sicuramente è un buon bicipite nella media. Anche questa pose è abbastanza classica, questa è un po' alla Arnold. Poi diciamo che Phil non è che sia un bodybuilder estetico o particolarmente bravo nelle posing routine, però devo dire che non gli viene dato il merito che ha, perché rispetto a molti altri bodybuilder le sue posing routine, pur non essendo niente di che rispetto a, che ne so, a quelli degli anni 80 o degli anni 70, secondo me sono abbastanza artistiche, contestualizzate in questo periodo storico. Certo, se le mettiamo a fianco a gente tipo Bob Paris o Lila Brada, gli fanno 10 a 0, però rispetto agli altri che ci sono adesso, devo dire che sono abbastanza artistiche e elaborate. E qui riparto di nuovo con side chest. Questa è la most muscular, che anche qui abbiamo visto prima. E qui si vedono anche bene la separazione delle gambe. Non tutti sono in grado di essere così ben separati giù. Per questo io parlo di completezza, perché riesce a fare praticamente tutto. Altri bodybuilder magari hanno un paio di pose buone, poi le altre non sono niente di che. E ti lasciano un po', boh, così indifferente. Invece praticamente ogni posa di Phil, soprattutto nel 2011, era perfetta. Qui, questo aspetto qua di addominale l'ha perso completamente negli anni. Già ha un 4-pack, neanche un 6-pack. In più là, con problemi di stomaco disteso, ha perso tutto. Qui non mi va di ripetermi per quanto riguarda il back double bicep. Ottima posa. Poi se vi guardate questa posa in routine su YouTube, sentirete il pubblico che è proprio in delirio totale. Questa è un'altra posa molto estetica che ha fatto molto molto spesso. Qui giù magari ha sacrificato un po' di contrazione dei muscoli, infatti si vede meno roba, però su è ottimo. Ecco l'absentice, che gli riusciva anche abbastanza bene. Non è la sua posa migliore, non l'è mai stata, neanche nel 2011, però se guardiamo come l'ha fatta l'anno scorso e 2 anni fa, con evidenti problemi di controllo addominale, questa è proprio il giorno e la notte, è un'ottima posa anche questa, secondo me. Non la migliore, anche perché, come ho detto, non ha un six pack, però gli riusciva molto molto bene. E questa è la most muscular che vi dicevo prima a mani giunte. Vedete come i deltoidi prendono un po' troppo il sopravvento sul petto, sono praticamente grossi quanto il petto. Questo in genere non dovrebbe succedere, però nel complesso è un'ottima posa. Come ho detto, tutte le most muscular di Phil sono ottime e anche gli addominali sono perfetti. Qui di nuovo un front double bicep che gli usciva molto bene. Ha perso un po' questa vita stretta negli anni. Molti dicevano che era una specie di Flex Wheeler 2.0, ma io non l'ho mai pensato. Però sicuramente poteva ricordare un po' Flex per l'estetica, per la vita stretta, per la completezza e l'effetto 3D dei muscoli. Questa è un'altra posa che ha sempre continuato a fare nel corso degli anni, una specie di back double bicep con rotazione, ottimo. Poi io guardo sempre molto la zona, gli zigomi della faccia, che è molto scavata, ti fa capire quanto fosse definito e quanto Phil sia in genere molto definito. Qui ringrazia, probabilmente sapeva già di aver vinto e fa un'altra most muscular e saluta.
frontable bicep da lontano. Comunque, penso che siamo d'accordo che questa condizione di Phil sia la migliore che abbiamo mai visto. Non trovo davvero dei punti deboli se non difetti strutturali della muscolatura o della conformazione fisica, come possono essere le clavicole strette o, che ne so, deltoidi un po' troppo grossi o il fatto che non abbia un six pack e ne abbia solo un four pack. Però credo che siamo tutti d'accordo che questa condizione di Phil sia stata la migliore di sempre, poi da lì è sempre peggiorato un po' per volta, per poi arrivare nel 2018 con lo stomaco che stava esplodendo. Poi non sappiamo se fosse davvero un problema di ernie o se davvero ci fosse da qualcosa che non è riuscito a correggere, però io sono dell'idea che un Phil che riesce a risolvere questi problemi di stomaco può tornare alla grande e vincere di nuovo il Mister Olimpia nel 2020, se è vero che non parteciperà nel 2019, come ha detto. Credo che ci siano buone possibilità per lui di poter tornare e vincere, ma a parte per la sua completezza e la sua grandezza come bodybuilder, ma anche per il fatto che non vedo grossa competizione in giro. Se pensiamo che Sean Roden ha vinto e Rolly Winkler è arrivato terzo, io penso che un Phil in forma, anche non al 100%, ma anche al 90%, 80%, possa battere tranquillamente Rolly Winkler, ma come possa battere praticamente chiunque nella lineup del Mister Olympia. E non penso che in un anno e mezzo arriverà qualcuno dal nulla così sconvolgente da poter battere chiunque. Però io spero sempre che risolva questi problemi e si ripresenti finalmente al Mister Olympia e magari vinca pure. Fatemi sapere che ne pensate. Buona.